cominciata la festa in via Vittorio Veneto, una serata di fine estate davvero straordinaria, tanta la partecipazione, anche se ancora un po' presto forse per stilare il bilancio. Sì, è cominciata qui in via Vittorio Veneto, l'ultima festa che chiude quest'estate, questo bilancio di estate che tutto sommato è stato positivo per tutti gli eventi, anche di aperture fino a tarda notte. Via Vittorio Veneto è una parte animata molto importante, ha reso molto vivo questo pezzo di strada che apre appunto a tutto il centro storico, cercando di stimolare tutta la parte buona della nostra popolazione a vivere insieme la convivialità e a far scoprire anche questi tanti belli negozi che ci sono, queste belle attività, questi esercenti che si danno tanto da fare, che stanno lottando in questo momento per traghettare la loro attività nel futuro. Ecco, l'abbiamo detto prima, è stata un'estate ricca di eventi in notturna per quanto riguarda lo shopping. Qual è un primo bilancio su questo senso? Ma il bilancio è stato senz'altro quello di far riscoprire a tutte le parti, in tutte le parti della città, il contatto con la propria città e appunto lo stare insieme, l'uscire. Le estati aretine sono state positive, di estate in genere la gente ama uscire la sera a passeggiare e vedere tutta quella moltitudine di gente in tutti gli angoli della città, anche quelli che solitamente sono più deserti, è stato davvero un piacere. Gli affari non sono stati sempre così esaltanti a raccogliere frutti, in particolare sono state le attività di ristorazione, però devo dire che tutti hanno collaborato alla buona riuscita delle serate. Quindi nell'estate 2014 rivedremo ancora una città così viva in notturna? Penso proprio di sì, sicuramente sì, via Vittorio Veneto ha cominciato ora e continuerà, e poi insieme a via Vittorio Veneto tutta la città.